In Italia, 50.724 sono le persone senza dimora che vivono in strada o nei servizi di accoglienza notturna. L'86% di loro sono uomini, mentre le donne rappresentano circa il 14%. L'età media è di 44 anni. 4 su 10 possono essere definiti cronici perché vivono in strada da più di 4 anni. Più della metà vive nelle regioni del Nord Italia. All'interno del programma Horizon 2020, nell'ottobre 2016 è nato il progetto Home EU, Homelessness as Unfairness. Il progetto ha l'obiettivo di studiare il fenomeno dell'homelessness e i principali servizi rivolti alle persone senza dimora, da diversi punti di vista, al fine di tradurre i risultati in politiche e pratiche efficaci a ridurre il fenomeno. Il progetto ha coinvolto 12 partners di 9 paesi europei. Da sempre il modello predominante nel lavorare con le persone senza dimora è il cosiddetto staircase model o modello a scalini, proprio perché la persona deve seguire degli step, dal dormitorio agli appartamenti condivisi, prima di raggiungere una vera e propria autonomia abitativa. La filosofia alla base di questo modello è il treatment first, cioè la persona deve aderire a un trattamento e seguire delle regole per essere pronta poi ad avere una casa autonoma. Questo comporta un po' di sfide, difficoltà e anche a volte fallimenti, perché la persona magari ha un posto dove dormire dalle 8 di sera alle 8 del mattino, ma il resto del tempo rimane in strada, con tutte le conseguenze psicofisiche che ne conseguono. In netta contrapposizione nasce il modello Housing First, per cui la casa è il punto di partenza per iniziare un percorso di recovery e reintegrazione nella società. La filosofia di base è proprio la libertà di scelta, dal fatto di aderire o meno a un trattamento alla gestione delle risorse economiche. Ma l'idea è che professionisti e professioniste lavorino con l'utente nello stabilire gli obiettivi insieme in un percorso individualizzato. La prima cosa che ci è parsa subito chiara era l'atteggiamento negativo dei cittadini verso i servizi per i senza dimora. Una percentuale tra il 74 e l'80% dei cittadini in Europa pensava che questi servizi sostanzialmente non funzionassero, e in Italia era tra i paesi con la percentuale più alta. Quindi abbiamo progettato dei servizi analoghi al modello Housing First nel tentativo di trovare un modo di lavoro che risultasse efficace per i senza dimora e funzionale anche per chi ci lavora dentro. I risultati sono molto incoraggianti. Abbiamo visto che per 8 senza dimora su 10 che hanno partecipato al programma riescono a restare all'interno di questa sperimentazione, sostanzialmente quindi abbandonare la vita di strada nel tentativo di trovare un nuovo senso alla loro vita e nuove modalità di integrazione sociale, che è l'altro dato importante che siamo riusciti a documentare con questo progetto. Rispetto al modello tradizionale, qui abbiamo dei punteggi, abbiamo dei comportamenti molto più importanti dal punto di vista dell'integrazione sociale, della rete amicale che si riesce a riattivare e dell'utilizzo di spazi pubblici che prima non c'era. I dati dimostrano l'efficacia dell'approccio Housing First da diversi punti di vista. Questo modello di intervento può sembrare, in un primo momento, più complicato da realizzare rispetto al modello tradizionale. In realtà rappresenta un approccio a lungo termine, che supera la logica dell'assistenzialismo e mette le persone nella condizione di cambiare la loro vita accompagnandole in un percorso di autonomia. Permette quindi di adottare una soluzione che sia stabile nel tempo, più efficace rispetto ai servizi tradizionali o a tutti quegli interventi che vengono messi in atto ogni anno, come l'emergenza freddo, la distribuzione pasti, o in generale tutti quegli interventi che mirano alla soddisfazione di bisogni primari. A questo punto viene naturale chiedersi quanto può costare un intervento di questo tipo. La risposta vi stupirà. Come dimostrato infatti da vari studi, in una fase iniziale Housing First ha un costo che è pari o lievemente più elevato a quello dei servizi tradizionali, permette però di arrivare ad un risparmio nel lungo termine. L'emergenza provocata dalla pandemia ha amplificato e reso più evidenti
le problematiche delle persone senza fissa dimora e dei servizi esistenti, mentre veniva consigliato, addirittura imposto, di rimanere a casa. C'era una fetta della popolazione che, non avendo una casa, è rimasta fuori. È allora necessario un cambio di prospettiva anche da parte delle politiche sociali. Alla fine del 2020 il Parlamento europeo ha approvato una serie di linee guida per combattere il fenomeno e porre fine all'esclusione abitativa entro il 2030. Gli Stati membri dell'Unione europea vengono esortati ad adottare l'approccio Housing First. È un obiettivo importante e dobbiamo continuare a lavorare per raggiungerlo. Thank you.